E un giorno rincaso apro il giornale e c'è la foto di casa mia che verrà abbattuta. Questo è stato l'annuncio che io dovrò lasciare questa casa. E io mi sono recata negli uffici, insomma, un po' del comune per sapere, mi hanno detto, eh sì, sarà proprio anche la sua casa abbattuta. Dico, grazie, questo è un bel avviso. Guardavo questa casa col gatto in braccio, dicevo ti devo lasciare, no? Berghi, dobbiamo lasciare questa casetta, che questa casa significa per me la mia sicurezza di vita. L'ho cercata in questo quartiere perché già lo conoscevo, ci abitavo e mi piaceva. È veramente luminosa, l'ho creata pian pianino, l'ho arredata, è proprio a misura mia, no? Ho un bellissimo garage e cantina che è una cosa comodissima nella vita, devo dire. Poi io adoro le piante, ho un bel balcone dove coltivo le piante, prendo anche, mi leggo un libro con un bel bicchiere di vino, insomma, è esposto a sud a tanta luce, no? È veramente faticoso anche solo comprare un fiore e metterlo sul tavolo, no? Perché è mia ma la devo lasciare, quindi vale la pena che io me la decori, coccoli me la coso che tanto non ce l'avrò più. Questo è il vero sentimento, no? Di notte dormo poco, ho molto spesso lo stomaco chiuso, salto cene, salto pranzi per questa tensione interna. Poi riuscire a esternarla non è una cosa semplice. Quando nel ventennio fascista hanno ricreato un po' i centri storici delle città, hanno abbattuto case che erano fatiscenti, ma l'hanno fatto con la volontà di risanare, di migliorare. Qui io non vedo questa volontà, perché spaccare Trento in due non vuol dire migliorarla, vuol dire spaccarla e spaccarla per sempre. Questo è che mi fa arrabbiare. Ho visto la volontà politica trentina, comune e provincia, andare giù dritti e aprire le porte a RFI e dire fate voi a casa nostra cosa volete. E loro non si oppongono assolutamente. Io ho partecipato portando una candela delle mie viola, perché il viola è il mio colore, mi appartiene, e chiamando questa fiaccolata la veglia funebre. Sono stata tacciata e non è una veglia, certo che è una veglia funebre, è la veglia per le nostre perdite, no? Quindi io avevo proprio l'animo di fare la veglia funebre a questa casa. Io ho gettato la spugna, lo devo riconoscere, insomma.